ecco. Anche la mia. Grazie all'onorevole Giovanni Nucera. Con la mia presenza. Grazie. Allora, Presidente, la Regione continua questo discorso nei confronti dei giovani. Oggi qual è il messaggio che si intende lanciare? Ma è un messaggio forte, un messaggio di grande rapporto tra l'istituzione Regione e i giovani calabresi, perché da questo passa il futuro, il miglioramento della nostra terra, il cambiamento, quella svolta che tutti quanti noi abbiamo, ecco, più volte evidenziato. Quindi ecco, questi momenti di incontro sono molto formativi per loro, ma sono anche importanti per noi istituzioni, perché l'obiettivo principale è quello, ecco, di presentare sempre di più un Consiglio regionale aperto, che si confronta, che ascolta le problematiche dei giovani. E noi abbiamo fatto dei gesti concreti, perché abbiamo firmato un protocollo d'intesa proprio nei mesi scorsi, dove diamo protagonismo a loro, possono presentare delle proposte di legge e noi dell'Ufficio di Presidenza siamo pronti ad accogliere e valutarle positivamente e assegnarle alle commissioni, quindi un protagonismo attivo loro. E accanto a questo anche la predisposizione di borse di studio su un tema specifico, perché nei prossimi giorni in Calabria, in tutte le scuole calabresi, oggi ecco, sarà presentato, ci sarà un tema sul quarantennale del regionalismo e il centocinquantennale dell'Unità d'Italia. I giovani più meritevoli, uno per provincia, saranno premiati con una borsa di studio per sensibilizzare loro su questi temi che sono essenziali, fondamentali, e proprio nella loro crescita culturale, nella loro crescita ecco, istituzionale. Penso che questi momenti diano l'idea di questo rapporto che deve essere sempre più sinergico tra l'istituzione e i giovani calabresi, perché per costruire una Calabria migliore tutto passa anche dal loro protagonismo e dalla loro formazione. Noi sotto questo aspetto fin dall'inizio della legislatura abbiamo puntato molto e vogliamo continuare su questa strada. Ecco, Presidente, la politica si avvicina ai giovani e comunque mette in risalto quella che è la democrazia, un po' stride con gli eventi internazionali che non possiamo ignorare, anche se questo non è il momento. Però qui si vive un momento massimo di democrazia, dove si cerca di parlare ai giovani di quello che è l'importanza delle istituzioni e della democrazia stessa, mentre a poche centinaia di chilometri sta succedendo una rivoluzione epocale. Come spiegare ai giovani questo? Ma guardi, intanto devo dire, vedendo le immagini televisive, la prima sensazione che mi viene è proprio che è stata, ecco, guidata dai giovani lì all'interno di questi stati, che certamente non c'è la democrazia come c'è nel nostro paese, ci sono dei regimi totalitari e soprattutto questo protagonismo dei giovani io penso che debba far riflettere e anche far capire la fortuna che c'è all'interno del nostro paese, quanto a pochi chilometri dall'altro lato invece ci sono dei regimi dove naturalmente stanno imponendo le loro idee, magari non sviluppando nemmeno dal punto di vista economico, sociale, culturale e occupazionale anche, voglio dire, le rispettive realtà. Quindi c'è questa, ecco, questo momento di popolare, di rivolta. Il dramma, e va veramente la grande solidarietà, sono questi attacchi, queste morti, queste bombe che il regime sta facendo sia in Libia, un po' dappertutto, che devono far veramente ecco, allertare. E non solo i consigli regionali, dove noi nei giorni scorsi abbiamo approvato una mozione a sostegno di queste popolazioni, ma anche il governo italiano e soprattutto, voglio dire, la comunità internazionale, che si intervenga, si faccia qualcosa per ristabilire anche lì la democrazia, perché è una parola che spesso noi utilizziamo ma che deve essere applicata un po' dappertutto, perché la scelta del popolo penso che sia il momento più qualificante e fondante di una comunità. Grazie. Onorevole Nucera, lei che è un politico di cultura, quanto può incidere la cultura sulla democrazia? Noi oggi parliamo delle istituzioni che parlano ai giovani e spiegano come funziona o comunque danno dei riferimenti ben precisi, a poche centinaia di chilometri questo non accade. Beh, la cultura è l'essenza della democrazia, la democrazia si alimenta con la cultura, la cultura apre lo spirito degli uomini al senso del bene comune e della libertà, apre lo spirito a quella che è il confronto e il dialogo. Allora l'Italia ha avuto la fortuna di aver superato negli anni
e nella maturità dei suoi uomini questa fase. Anche in Italia abbiamo vissuto gli anni bui delle dittature, così come fino ancora oggi il risorgimento vero nel Nord Africa non c'è stato. Questo diciamo che è il risorgimento a 150 anni di distanza che il Nord Africa sta vivendo. Se popoli come l'Egitto, la Tunisia, la Libia sentono il bisogno, la necessità di aprirsi a un sistema più aderente. Soprattutto i giovani. Ecco, sentono questa necessità, soprattutto i giovani, di aprirsi a questo sistema, sta a significare che nella sostanza questo bisogno, questo anelito di libertà e quindi di democrazia e quindi di maggiore cultura è un bisogno che appartiene all'uomo come valore antropologico e non come un fatto appartenente ai territori. Grazie.